Il 28 giugno 1914 fu una data infausta per Trieste. A Sarajevo, un nazionalista serbo aveva assassinato, assieme alla moglie, l'arciduca Francesco Ferdinando, erede al trono di quella dinastia, alla quale la città aveva liberamente chiesto protezione 533 anni prima. Le bare giunsero il 2 di luglio a Trieste, sulla corazzata Viribus Unitis. E il corteo funebre che attraversò la città ebbe una partecipazione popolare quale non se n'era mai vista prima, e tantomeno dopo. Tutti compresero che questa tragedia avrebbe portato alla guerra. L'Europa era divisa in due coalizioni, la Triplice Intesa e la Triplice Alleanza. Quando l'Austria dichiarò guerra alla Serbia, si trovò contro il Regno Unito, la Francia e la Russia, ma ebbe al suo fianco la Germania, mentre l'Italia, che era loro alleata, rimase neutrale. Ma quando vide che le armate dell'Austria-Ungheria si trovavano in difficoltà in Russia, l'Italia improvvisamente l'attaccò e sganciò le sue prime bombe su Trieste. Fu a questo punto che a sua difesa intervenne un eroe straordinario, Goffredo de Banfield, l'Aquila di Trieste, l'ultimo cavaliere di Maria Teresa. Goffredo de Banfield nacque a Castelnuovo di Cattaro il 6 febbraio 1890. Era figlio della baronessa Nathalie Mun von Mulheim e del capitano Richard Mites Banfield, di origine irlandese, che però aveva combattuto con onore a Lissa. Infatti l'Austria era sempre stata aperta a tutte le forze volenterose e capaci, senza fare mai alcuna distinzione sulle loro origini. I suoi genitori si conobbero nel castello di Miramar, presso Trieste. Da Castelnuovo si trasferirono a Pola, dove Goffredo frequentò la scuola elementare. Poi venne mandato alla scuola militare di St. Pölten, nella Bassa Austria, ed infine all'Accademia Navale di Fiume. Finito il corso, Goffredo navigò per circa 3 anni, ma aveva un grande interesse per la nascente aviazione. Nel 1912 fu inviato dall'ammiraglio Rudolf, conte Montecuccoli, a Wiener Neustadt, dove, ricevuta un'istruzione di base, ottenne il brevetto di pilota militare. In quel tempo, nel campo dell'aviazione, i francesi esercitavano un predominio indiscusso, e de Banfield con il tenente pilota Vosecek vennero scelti per un viaggio a Parigi, con l'incarico di esaminare diversi tipi di aerei, per un eventuale acquisto, a loro scelta. Acquistarono 2 idrovolanti, e tornarono a Pola. Qui Goffredo ebbe un incidente di volo molto serio, e delle fratture così gravi, da costringerlo a ben 12 mesi d'ospedale. Ancora convalescente, decise di seguire il meeting internazionale di volo, che si svolse dal 21 al 28 giugno 1914, ad Aspern. Quando Aspern fu raggiunta dalla notizia dell'attentato contro l'erede al trono, sul campo scese un silenzio di tomba. E anche se il meeting non poteva essere interrotto, tutti sapevano che questo significava la guerra. Il 1 luglio 1914, Goffredo riprese il servizio attivo di pilota e fu inviato in Montenegro. Per la prima volta si fece un bombardamento notturno al porto militare di Antivari. Ma allo scoppio delle ostilità, la marina austriaca disponeva soltanto di 4 idrovolanti e di 25 piloti. Il 24 maggio del 1915, l'Italia dichiarò improvvisamente guerra al suo ex alleato, e la città di Trieste ebbe subito bisogno di una difesa aerea. Goffredo ebbe a disposizione i capannoni dello stabilimento tecnico triestino e una flotta composta da 2 soli idrovolanti Fokker. Ciò nonostante, riuscì a costringere gli apparecchi avversari al ritiro o all'atterraggio e a respingere un aerostato fino a Porto Buso. Tra il tagliamento e l'isonzo, ingaggiò il suo primo duello aereo con un caccia monoposto francese Nieuport. Durante le prime 4 battaglie dell'Isonzo, Goffredo faceva ricognizioni, doveva cercare di distruggere le vie di comunicazione e interveniva nelle battaglie. Compì molte imprese leggendarie. Spesso dormiva soltanto poche ore e senza togliersi i vestiti, perché in caso d'allarme, su un aereo dai motori preriscaldati, doveva portarsi a 1000 metri di quota in soli 10 minuti. Il 1 agosto 1916, una squadriglia italiana di 4 caproni era partita da Grado verso l'Istria settentrionale. Goffredo decollò e seguì gli aerei italiani a poca distanza, sicuro che avessero il compito di bombardare la fabbrica di Siluri e la città di Fiume. Poco prima del Monte Maggiore, attaccò e colpì 2 caproni. Poi, sopra il Golfo del Quarnaro, si gettò sul terzo, che dovette cedere, ed infine si concentrò sull'ultimo, continuando a sparare. L'aereo italiano sganciò le bombe in mare e, gravemente colpito, si arrese. I suoi 2 osservatori furono fatti prigionieri, invece il pilota era morto.
Dopo il loro recupero, constatarono che l'equipaggio, come in tutti i bombardieri italiani, portavano sotto le tute delle pesanti corazze. Durante il volo di ritorno, fece scalo a Pola e gli equipaggi di tutte le unità del porto gli resero omaggio, schierati in codetta. Senza informarlo del motivo, un giorno venne ordinato a De Banfield di presentarsi a Vienna, nel castello di Schönbrunn. Fu condotto innanzi ad una porta, dove venne annunciato, e subito dopo egli si trovò di fronte al suo imperatore. Il monarca gli conferì la grande medaglia al merito militare, e poi lo trattenne per quasi mezz'ora. Al termine dell'udienza, Franz Josef lo pregò di non esporre più la sua vita, perché c'era bisogno di lui per addestrare i giovani. Ma Goffredo scattò sugli attenti, e disse: «Maestà, finché un solo soldato continuerà a combattere, io lo precederò». L'imperatore lo congedò con le parole: «Dio la conservi e la protegga». Goffredo de Banfield divenne il più grande pilota di marina dell'impero austro-ungarico. Alloggiava in una stanza semplice, senza bombe o granate come fermacarte. Aveva soltanto sul muro, sotto vetro, una corona di alloro, fatta in argento, del quale andò orgogliosissimo, per tutta la vita. La povera gente triestina aveva fatto una raccolta di denaro per offrirlo in regalo al difensore di Trieste. Alla fine del 1916 entrarono in servizio dei nuovi idrovolanti caccia, e già durante un volo di collaudo, Banfield abbatté un avversario. Era molto amico dell'ingegnere di marina Popp, diventato più tardi direttore generale della BMW. Prima di cena, Banfield e Popp partivano per un breve volo fino a Monfalcone. Bombardavano le fabbriche italiane e facevano ritorno verso le 8:30. Il 17 agosto 1917, nel giorno del 30° compleanno del nuovo monarca, a Reichenau, l'imperatore Carlo conferì a De Banfield la croce di cavaliere dell'ordine militare di Maria Teresa. Era la più alta onorificenza austriaca. La notte del 15 maggio 1918, due masi italiani tentarono di accedere alla baia di Muggia, di fronte a Trieste. De Banfield decollò con il suo caccia e identificò i due MAS. Aprì il fuoco, ma una loro raffica di proiettili al fosforo sfondò la sua carlinga e gli attraversò il polpaccio sinistro. Le ferite da fosforo sono micidiali e si rimarginano con estrema difficoltà. Nonostante lo shock e cercando di fermare una violenta emorragia alla gamba, raggiunse il Porto Vecchio, poi perse i sensi. Fu ricoverato per un intero mese. Francesco Baracca era il più famoso fra i piloti italiani. De Banfield lo incontrò il 1 gennaio 1917. Aveva sorvolato ad alta quota Gorizia e dopo aver puntato su Duino, scese verso Sistiana. Improvvisamente, vide un aereo che piombava su di lui per attaccarlo. Avendo un aereo più veloce dell'altro, con una cabrata, gli volò direttamente contro. Ma Banfield era credente e nei giorni di Natale, Capodanno e Pasqua cercava di non combattere. Perciò, invece di sparare, lo salutò. Solo allora lo riconobbe, perché vide sulla fusoliera il cavallino rampante nero. Francesco Baracca esitò, ma poi alzò lentamente la mano dal grilletto e la portò alla testa, in segno di saluto. Alla fine ognuno riprese la propria rotta, in direzioni opposte. 50 anni dopo la sua morte, nell'estate del 1968, Banfield depositò una corona di fiori sul suo monumento, a Lugo di Romagna. Ma ormai la guerra era diventata interminabile. Aveva fatto un numero incalcolabile di vittime, da ambo le parti, e quasi tutti i contadini erano stati mandati sul fronte. Ma mentre il nemico poteva contare sulla farina americana, nel 1918, gli imperi centrali non avevano assolutamente più nulla da mangiare. La conseguenza fu che nell'autunno di quell'anno si cominciò ad andare dall'insubordinazione alla vera e propria rivolta, finché la situazione non precipitò in un totale sfacelo. Nella confusione che regnava ovunque, Goffredo de Banfield decise di attendere l'arrivo degli italiani a Trieste, alla stazione idrovolanti. Gli fu negato il permesso di lasciare Trieste. Ma dopo due settimane dovette presentarsi alla sede della ITO, Italia Terre Occupate. Era una polizia segreta, con un potere illimitato. Prima gli fecero alcune domande e poi entrarono dei carabinieri per arrestarlo. Fu portato alla prigione di Via Tigor, e Goffredo comprese che tenevano segreto il suo arresto per farlo sparire per sempre. Una sorte che in quel tragico periodo toccò a moltissimi ex nemici come lui. Rimase in carcere per 40 giorni. Grazie all'intervento delle autorità inglesi ed americane, ebbe salva la vita e venne liberato, ma soltanto a condizione di lasciare Trieste entro due giorni. Non gli rimase altro che fuggire a Vienna, nel periodo più nero del dopoguerra, in una città impoverita e cambiata. Qui doveva ricominciare da zero, ma non sapeva come.
Le sue esperienze di aviatore non gli servivano più, perché per il Trattato di Saint-Germain, l'Austria non poteva avere più un'aviazione. E in un paese senza sbocchi sul mare, le sue qualifiche marinare erano inutili. Perciò dovette accontentarsi di un semplice posto di meccanico, prima a Wiener Neustadt, e poi alla Skoda di Praga. Ma nell'estate del 1919, riuscì ad avere il passaporto, e a raggiungere l'Inghilterra, dove lavorò nel campo dei frigoriferi. Poi si trasferì in Scozia, e qui fu aiutato dal suo futuro suocero, il grande armatore triestino, Diodato Kosulich. Lavorò in una società di riparazioni navali, e poté assistere al difficile recupero di alcune navi da guerra tedesche, che si erano autoaffondate nella baia di Scapa, Flow. Una ditta britannica, aveva tentato senza successo il loro recupero. Ma il ricorso all'aria compressa, permise di riportare a galla i relitti, e rimorchiarli in un cantiere per la demolizione. In seguito Banfield, ebbe l'occasione di acquistare le attrezzature servite in quell'impresa, e furono preziose per la sua futura attività. Nel 1920, Goffredo de Banfield, si sposò a Londra con la contessa Maria Tripkovic, e due anni dopo nacque il loro figlio Raffaello. Nel 1925, dopo sette lunghi anni, poté finalmente tornare a Trieste, ma trovò una città profondamente cambiata. Comunque, entrò nella società Tripkovic, come direttore del Dipartimento Recuperi. In quel periodo, progettò la nave da recupero Hercules, che era fornita di tutte le attrezzature occorrenti per recuperare grosse navi, e poi rimorchiarle anche per grandi distanze. E nei decenni successivi la sua attività non ebbe rivali in tutto il bacino mediterraneo, tanto che nel corso della sua lunga carriera, diresse personalmente il recupero di oltre 100 navi. Il 10 giugno 1940, l'Italia era entrata in guerra per l'ennesima volta. Ma appena 5 mesi dopo, un solo attacco a sorpresa degli inglesi, mise fuori combattimento quasi metà della sua flotta. Ora l'Italia aveva bisogno del suo ex nemico. De Banfield si trovava a Budapest. Fu chiamato a Roma, e gli venne chiesto di salvare almeno la corazzata Cavour. L'antico eroe austro-ungarico andò a Taranto, ma disse subito che la nave era così vecchia e danneggiata, che si poteva soltanto demolirla. Però la propaganda voleva far credere di averla salvata. E lui riuscì a farla riemergere, per portarla a Trieste, dove però fu nuovamente affondata da altre bombe inglesi. Finita la guerra, De Banfield si impegnò in tutte le più importanti azioni di recupero. Da Trieste, che allora era territorio libero, fino alla lontana India, ma lo impegnò anche nello sgombero del canale di Suez. Nel 1956, Nasser aveva nazionalizzato il canale di Suez. Scoppiò la guerra arabo-israeliana, e intervennero la Francia e la Gran Bretagna, ma alla fine l'Unione Sovietica aiutò l'Egitto a bloccare il canale, con le navi e i traghetti affondati nelle operazioni belliche. Il problema fu poi discusso dall'ONU, che volle ripristinare al più presto l'importante via d'acqua. Alla Tripkovic venne assegnato il compito di liberare il canale, da Port Said, fino al chilometro 42, cioè 13, fra petroliere, mercantili e ferry boat. La nave Hercules giunse in Egitto il 31 dicembre 1957, e il giorno dopo iniziarono i lavori. De Banfield riuscì per la prima volta nella storia a far invertire la rotta a grosse navi, in un strettissimo canale di raccordo. Alla fine dei lavori, l'intera flotta del canale sfilò imbandierata davanti a De Banfield, sulla sua Hercules, per rendergli omaggio. Per il barone Goffredo De Banfield, dal 1925, la città di Trieste rimase sempre un punto fermo a cui ritornare, per tutta la sua irrequieta esistenza di marinaio. Il barone stesso affermava che il suo amore per la città copriva anche il periodo precedente. Ebbe un destino romanzesco, prima famoso aviatore, celebrato come il difensore della città. Poi fu un prigioniero, che dopo la guerra sfuggì, a malapena, alla vendetta di un nemico che però nella guerra successiva, ebbe bisogno di lui. Ed infine fu un grande imprenditore, noto ai triestini come il nostro barone, per antonomasia. Ma l'ultimo cavaliere di Maria Teresa, era anche cavaliere della Legion d'Onore. Fu premiato personalmente da Charles de Gaulle, per l'impegno con cui aveva assolto, anche la funzione di console onorario francese, a Trieste. Visse fino al 1986, in uno dei punti più belli di Trieste, la sontuosa villa dei Conti Tripkovic. Fino all'ultimo, ogni 20 di luglio, usò festeggiare assieme agli amici, un avvenimento ormai lontano, ma per lui ancora molto importante. La battaglia di Lissa, combattuta vittoriosamente da molti triestini, e anche da suo padre, il 20 luglio 1866. Trieste è piena di vie, dedicate a ridicoli personaggi romani, di cui non si sa nulla. Ma, non solo non ha una via dedicata ad un uomo importante come De Banfield,
Ma addirittura l'attuale sindaco vorrebbe abbattere il teatro che suo figlio regalò alla città. Del resto, ormai da un secolo si cerca in tutti i modi di cancellare le pagine più gloriose della nostra storia.